Onorevole Cantalamessa, un incontro importante a Ischia, innanzitutto per definire i ruoli. Avete presentato lo staff dell'isola di Ischia, lo vogliamo presentare? Sì, tengo a precisare, come dicevo prima, che sono dei ruoli provvisori perché io sono il commissario provinciale su Ischia, non sono il segretario. Quindi poi è chiaro che si arriverà un momento nel quale saranno gli ischitani a scegliersi in ogni comune il proprio segretario cittadino e poi a livello di isola il responsabile dell'isola Ischia. Ho chiesto a Luigi di seguire di fare il commissario provinciale insieme all'avvocato Pericelli, c'è Imma Capuano e Luigi Moscardillo che seguirà un po' il discorso, unitamente a Vitale Pitone che è stato una delle prime persone sull'isola di Ischia a darci una mano, insieme ad altri soggetti politici, quindi un misto tra virgolette di società civile e di buona politica per provare a dare delle risposte ai tanti problemi che esistono non solo sull'isola di Ischia, che è baciata comunque dalla fortuna per la bellezza e per tutto quello che ha, ma per tutto il territorio campano. Onorevole, è anche vero che delle polemiche ci sono state, protagonista soprattutto Aldo Presutti e altri imprenditori, si parla di una vera e propria truffa, insomma vogliamo chiarire anche questo aspetto, si è parlato tanto di lei. Di questa truffa, sempre che di truffa si tratti, perché non ho contezza e non c'entra assolutamente la Lega, nel senso che il signor Presutti avrebbe avuto a che fare una persona che millantando si sarebbe definita dirigente della Lega, però abbiamo appurato che questa persona non solo non è dirigente, come dicevo prima, ma non è neanche un militante, quindi se così dovesse essere si tratterebbe di un millantatore. Di questo chiaramente mi dispiace, ma la Lega non assolutamente responsabilità, anzi stiamo valutando di citare anche noi questo soggetto che è andato in giro dichiarandosi dirigente della Lega. Non è semplice riassumere il suo intervento chiaramente in pochi minuti, però parto anche da un'altra polemica che c'è stata da parte insomma di una persona che si è presentata qui in sala contestando soprattutto ancora la divisione tra nord e sud e tra quella che un tempo era la Lega Nord. Da questo punto di vista lei, che tra l'altro è napoletano doc, come mai ha deciso di sposare il progetto di Matteo Salvini? Perché non esiste più un Nord Italia e un Sud Italia, il dividi et impera è una logica voluta da lobby che stanno impoverendo le nostre terre, soprattutto come voglia di sognare. Non è solo un problema economico, i nostri nonni erano molto più poveri di noi eppure facevano i figli perché avevano la possibilità di sognare e di vedere l'uscita dal tunnel. I nostri ragazzi non fanno figli perché non vedono questa uscita dal tunnel. Dicevo 920.000 ragazzi che hanno lasciato negli ultimi 15 anni il meridione stanno a indicare una politica non adeguata. Allora una politica che riparta dal territorio, che parte da un esempio virtuoso di amministrazione del territorio, che era quello della Lega Nord, contro il quale io da napoletano mi ero schierato illo tempore, è un progetto che si sta ampliando. Il fatto che il Partito Sardo d'Azione, che è il primo partito regionalistico d'Italia, nato prima dell'Unità d'Italia, abbia sposato il progetto della Lega, credo che sia la strada. Non dobbiamo annullare la nostra identità, noi dobbiamo esaltare le differenze del nostro paese, perché se l'Italia è il paese più bello del mondo è perché la somma di tante diverse culture, di tanti campanili, noi nell'ambito di un'unità nazionale vogliamo esaltare le diversità, perché ripeto, l'Italia è la somma di tante bellezze e vanno esaltate nel rispetto delle loro differenze. Onorevole, nell'ambito chiaramente di quella che oggi è la collaborazione, il governo con il Movimento 5 Stelle, nonostante voi abbiate un'alleanza con la destra, quindi con il centro-destra, anche nell'ottica dell'Europa, visto che siamo vicinissimi alle elezioni europee, qual è il progetto? Perché tante volte si dice che la Lega è contro l'Europa, è anti-europeista e oltre all'Europa, soprattutto oggi siamo a Ischia, che cosa si può fare per Ischia? Perché poi è quello che conta molto di più per gli isolani. Allora, assolutamente la Lega non è contro l'Europa, la Lega è per i popoli europei, la Lega è per un'Unione Europea che riponga al centro gli interessi dei popoli europei e non magari di lobby speculativi che guadagnano sulla perdita del valore dei popoli europei, quindi tutt'altro, l'Europa è stata una conquista e deve tornare ad esserlo nella misura in cui
tuteli, ripeto, i popoli europei. Venendo all'isola di Ischia, sicuramente, come posso dire, trasporti, una difesa dell'agroalimentare, una visione per quel che riguarda il discorso infrastrutturale, il problema delle case. Abbiamo affrontato un po' di tempo fa il Tribunale di Ischia, siamo riusciti a raggiungere un piccolo risultato. Io credo che coerenza e concretezza e serietà, semplicemente a dire se determinate cose le riusciremo a fare o meno, credo che siano le cose che poi giustificano il tanto interesse di tanti ischitani al nostro progetto politico. In chiusura, proprio velocemente, insomma, post elezioni europee e anche questo rapporto tra Movimento 5 Stelle e Lega, c'è sempre quell'impressione che si possa saltare, ecco, questo accordo da un momento all'altro, perché oggettivamente ci sono delle visioni diverse, penso per esempio alla TAV, ma è solo uno degli esempi. Ma noi abbiamo proprio per questo in maniera molto responsabile firmato un contratto con gli amici dei 5 Stelle. Non dimentichiamo che se abbiamo realizzato flat tax, stop Fornero, stop immigrazione, a breve la legittima difesa, e grazie ai voti degli amici dei 5 Stelle, così come 5 Stelle hanno realizzato delle loro battaglie in quel contratto grazie ai nostri voti. Ci sono delle divergenze, ma abbiamo da far ripartire l'Italia. Mi auguro, e come Lega noi siamo, manteniamo gli impegni e i patti, riteniamo che rimanere focalizzati sui punti sia fondamentale per dare delle risposte. Noi ci stiamo a far durare questo governo 5 anni nella misura in cui e fino a quando manteniamo tutti i punti previsti dal contratto, perché se facciamo questo il nostro paese potrà tornare a sperare.